Full screen, widescreen, ok, perfetto. Dunque, abbiamo sostanzialmente premiato i tre membri dell'associazione, della community che abbiamo ritenuto meritevoli. Avevamo deciso di fare tre premiazioni perché insomma ci sembrava il giusto, il numero perfetto. Poi, in uno dei tanti direttivi che abbiamo fatto, per diciamo, l'organizzazione degli Odoo Days, dovete sapere che noi ogni venerdì mattina, prima della call tecnica delle 9:30, alle 8:30 ci mettiamo online e facciamo direttivo. Ovviamente trovate tutti i verbali per cui sapete costantemente cosa fa la board di Odoo Italia. Parentesi, ho avuto modo di ringraziare i consiglieri che sono stati anche relatori durante questa manifestazione. E a questo punto non mi resta che ringraziare anche il nostro tesoriere Sergio Corato, che quest'anno non ci ha accompagnato con un talk, ma comunque è sempre presente, sempre diciamo, preciso e puntuale nei conteggi, come un buon tesoriere deve fare. Ritornando a, diciamo, alla direttiva in cui insomma, si stava decidendo l'organizzazione, come gestire la premiazione, sapete, insomma. Tutto questo mondo gestito da remoto, qualche preoccupazione ce l'ha messa, per cui insomma abbiamo fatto diversi incontri proprio per questo, per non trascurare alcun dettaglio e come potete insomma constatare stiamo andando abbastanza bene per essere diciamo la nostra prima esperienza in questo modo. Per cui a un certo punto abbiamo detto va bene, premiamo questi tre membri. Gli daremo la felpa anziché la targhetta, però c'era qualcosa che mancava, nel senso che noi che viviamo i gruppi Telegram, il forum, la mailing list quotidianamente, sappiamo perfettamente che il nostro non è un mondo tutto rose e fiori, no? Ogni tanto c'è qualche sbavatura all'interno dei gruppi e c'è qualcuno, diciamo, che non segue l'etichetta e che quindi ha bisogno di essere ripreso di tanto, soprattutto i nuovi. E tra l'altro, proprio per questo, è venuta fuori la proposta di premiare un membro che ha una qualità particolare. Il membro in questione, come qualità, ha quella del bacchettatore. Questa persona è sempre costantemente pronta a bacchettare tutti, ovviamente nel senso buono perché fa, diciamo, la parte buona del riprendere le persone, perché chiaramente in questo modo ci si porta sempre nei binari giusti, nel seguire il regolamento, nel, diciamo, utilizzare gli strumenti nella maniera più opportuna. Non abbiamo esitato tanto a trovare il nome del bacchettatore, perché diciamo c'è solo lui che fa sto mestiere in maniera diciamo impeccabile. Per cui il premio per bacchettatore dell'associazione Odoo Italia va a Francesco Abruzzese. Francesco, hai meritato la felpa di bacchettatore. Ti facciamo i complimenti per questo premio da parte di tutta l'associazione e tutto il direttivo. Ovviamente, insomma, vedo che in chat all'unanimità sono tutti, diciamo, come dire, allineati su questo premio. Non abbiamo esitato un attimo, sappilo. Il premio però deve anche essere per te da simbolo a non essere sempre costantemente bacchettatore, ma in qualche modo anche cercare la mediazione, che non è una cosa malvagia in fin dei conti. Per cui insomma ti darò poi mi invii un messaggio privato e mi darai la taglia, l'indirizzo dove spedirti la, anzi, visto che siamo a due passi, te la porto di persona la felpa dell'associazione. Per cui adesso con le premiazioni e le sorprese abbiamo completato, non c'è veramente più nulla da dire a tal proposito. Insomma, spero che questa piccola chicca sia stata di gradimento non solo per i vincitori, ma anche per chi ci ha seguito e per tutti i nostri membri della community.